Quello che non sa mai niente e prende il voto più alto. Quello che aspetta la ricreazione. Quella che studia 24 ore al giorno. Quello che, sì, è bravo, ma non si applica abbastanza. Sono i fuori classe di REI, tipi da scuola. Voce a studenti, professori e presidi degli istituti scolastici. Con Daniela Cantarella. Su REI, la tua scuola si fa guardare. Con Fuori Classe, nella puntata di oggi si parla di una tendenza diventata sempre più di moda negli ultimi anni. Si chiama viaggio di maturità e viene descritto come la vacanza più bella di tutta la vita. Una sorta di premio per ripagarsi degli sforzi e dello studio intenso per l'esame di maturità, ma anche un modo carino, divertente e indimenticabile per salutare un ciclo di studi durato ben 5 anni e le relative amicizie consolidate. Andiamo a sentire quali sono i progetti dei nostri studenti. Non importa la marca, si è quella che le dà la vita, la roba. Non hace falta la fama, todo el mundo la clama. Oh yeah. Son mucha la superestrella che pone la zona in chiama. Oh. Allora, ci troviamo nella quinta A. Mi dicono che questa classe ha vinto un concorso nazionale. Di cosa si tratta? Praticamente era un concorso dato dall'ambasciata inglese e praticamente dovevamo fare un cortometraggio su prendendo un libro di Jane Austen e Orgoglio e pregiudizio? Orgoglio e pregiudizio. E praticamente prendendo spunto da questo libro dovevamo creare una storia diversa e noi praticamente l'abbiamo fatta sul ballo e si chiama infatti The Etiquette of Dancing questo video. E abbiamo vinto noi. Qual era il premio? Non lo ricordo, no, il prestigio, l'importanza, tutte queste cose qua. Sì, l'importanza a livello nazionale. Siete distinti come classe, come istituto? Sì, sì. Ok. Senti, tu sei di quinto anno. A quanto pare sì. Come siamo? Come siamo messi con gli esami? Al momento male, molto male. Perché? Cos'è che ti preoccupa di più? Ma piano. Allora, veramente io non mi preoccupo, sono i miei professori che mi dicono di preoccuparmi, ma io non sono preoccupata. C'è il professore di latino qui presente? Sì, è latino e italiano, è il coordinatore di classe. Benissimo, cos'è che ti fa preoccupare di più? Cos'è che ti dice? Dice che mi boccia. Questo. Ma perché sono io, cioè dice che non mi faccio interrogare queste cose, però le mie compagne brave sono. Già hai finito le interrogazioni? No. Ancora devo iniziare, sì. Allora, cercheremo di ammorbidire un po' il professore, che mi sembra abbastanza comunque magnanimo. Sono riuscita a fare questa cosa, io vi ringrazio. Ok. Senti, a proposito di maturità, nella puntata di oggi si parla di quella che è diventata ormai una moda, il viaggio premio di maturità. Allora, andrai in viaggio dopo la maturità? Spero di sì. Con le tue compagne? Sì, penso proprio di sì. Raccontaci, cosa state progettando? Ma io e alcune mie compagne progettiamo la Germania. Germania? Quando si partirebbe? Dopo Ferragosto. Quanto si starebbe? 2 settimane e mezzo. I genitori lo sanno? Sì, lo sanno. Sì. Sì, lo sanno. Chi sarete a partire? Io e un'altra mia compagna che al momento non c'è. Però... Scappata? Sì, se l'è caliata oggi, mi sa. Siamo molto aperti, il professore lo sa che se l'è caliata. Sì, a questo punto lo sa adesso. Senti, se l'è caliata, professore. Professore, è promossa la ragazza oppure ha qualche problema? Un attimino che raggiungo. Stavo dicendo che ho l'impressione che resterà con noi a lungo. Farà il quinto anno... Prolungato. Prolungato, sì, bis, l'anno prossimo. Però, se lei decide, dov'è? Se lei decide di studiare un po', poco... Forse, chissà. Com'è messa questa classe? Loro mi dicono bene, diciamo
Speriamo meglio, ecco, mettiamola così, speriamo meglio. Allora, adesso si stava facendo latino. Cosa, chi è l'autore in questo? Marziale, stavamo leggendo delle poesie che prendono in giro le donne, che a loro sono molto piaciute. Chi è che vuole leggere? Ecco, cade anche a perfezione perché ieri si parlava del ruolo della donna, dell'educazione sentimentale, quindi magari si può anche... Chi è che vuole leggere? Oriana, vieni qua. Oriana, vieni qui. Oriana dice che non sa leggere, professore. Abbiamo una classe di analfabeti, vabbè, non mi sorprende che abbiamo una classe di analfabeti. Leggo io per il professore. Facciamo prima. A tutte le amiche che aveva, o Fabiano, Licoride ha fatto il funerale. Potesse diventare amica di mia moglie. Questo è dedicata a queste ragazze, vero? Andiamo a sentire, ma un attimino però professore, ai tempi della maturità lei fece il famoso viaggio di maturità? Sì, certo che l'ho fatto. Con chi? Con degli amici. Non con i compagni di classe? No, con degli amici abbiamo fatto un campeggio, cosa che loro credo non si fa più. Abbiamo fatto un campeggio in tenda, siamo partiti nel nord Italia, zaino in spalla e sacco a pelo. Cosa le è rimasto di questo viaggio? Bellissimo. Il più bello della vita? Uno dei più belli della vita, sì, senz'altro. Perché quando hai 18 anni è un'altra cosa. Quando ne hai 45 è tutto diverso. Tutto diverso, sì, decisamente. Finirà la comodità, forse. Sì. Altre necessità. Quando hai 18 anni è un viaggio veramente indimenticabile. Come per loro la gita è stata indimenticabile, credo. Una cosa veramente unica. È l'età che fa la differenza, secondo me. Oltre che il viaggio. Andiamo a verificare, allora. Allora ragazze, ora non scappate perché siete tutte qui, quindi Fulvio ti invito a... Vuoi venire anche tu? No, lei rimane lì. Allora, mi metto qui in mezzo. Si parla di viaggio di maturità. Partirai? Penso di sì. Con chi? Ma con le mie compagne di classe. Avete progettato qualcosa? Per il momento no, dovremmo ancora parlarne. Avete già chiesto il permesso ai genitori? No. Quindi ancora diciamo che è una cosa non proprio fattibile. Mancano le cose più importanti. Sì, la materia prima. Dove ti piacerebbe andare? In Grecia, in Spagna. Grecia dove? Isole? Sì. Mykonos, dico. Sì. Tu? No. Tu? Cosa? Tirai? Ma cioè, non penso veramente, perché col fatto dei test all'università quest'anno non c'è il tempo materiale per poter divertire. Nel frattempo c'è qualcuno che fugge. Sì, perché si vergogna. Ma ci sono delle tue amiche conoscenti che già stanno progettando dei mega viaggi? Ma non lo so, state progettando dei mega viaggi? No. Quindi, finora solo tu stai progettando questo viaggio in Germania? Sì, però cioè, non è proprio per la maturità, diciamo che un premio. È quello che mi faccio da sola, okay. Sì. Quanto mancherete? 2 settimane, hai detto? 1 settimana e mezzo circa, sì. Ma avete già pianificato tutto, le spese? Sì. Racconta, noi siamo interessati. Sicuro che siete interessati. Sì. Allora, praticamente la mia compagna ha i suoi parenti in Germania, quindi noi paghiamo solamente il volo per... Urbe loro. Andate e ritorno, poi vitto, alloggio, tutto questo già ce l'ho sistemato. Lo avete assicurato? Sì. È furbetta. Sì, lo so. Sei fidanzata? Sì. È una piaga? No, però non è una cosa di cui mi piace parlare. Ok, ma lui è d'accordo con questa partenza? Anche se non era d'accordo. Non te ne frega niente. Esattamente, sì. Beh, rapporto, direi. No, ma lui si fa le sue cose, io mi faccio le mie, va, voglio dire. Ah, ok, quindi partirà anche lui. Non penso proprio. Cioè no, non penso. Non con me almeno, se parte per i cavoli suoi se la vede lui. Ma... Benissimo. Da quanto tempo state insieme? Da poco, è una cosa recente, 1 mese e mezzo. Ah, quindi da poco, e già siete così affiatati, direi. Siamo cresciuti insieme. Ah, quindi un'amicizia che è sfociata in amore? Sì. No, ma io a questo punto mi siedo e ne parliamo. Perché giusto ieri si parlava di educazione sentimentale, all'affettività, il rapporto uomo-donna, eccetera, eccetera. Quindi tu raccontaci, allora, come si chiama intanto il ragazzo fortunato in questione?
Luca. Sì. La vittima sacrificale, dice il professore. Mi sta venendo caldo. Sta venendo caldo. Mm. Allora, vi conoscete da quanto? 3 anni circa. Eravate amici? Sì, eravamo amici. Migliori amici? No, migliori amici. Diciamo che lo usavo per la macchina. No, lo usavo? No. Belle cose, Luca, No, ma dov'è che va in onda questo coso che non io Tranquilla, non c'è problema, solo noi ci siamo. Okay. No, sì, eravamo amici e poi abbiamo capito che non l'eravamo più. Come l'avete capito? Ma devo raccontarlo proprio tutto. Ah, certo. Perché prima io ero fidanzata con un suo amico e poi io mi sono lasciata con un suo amico e poi ci siamo messi insieme. Addirittura? È l'amico poverino che c'è. L'amico sta con un altro, sta andando a convivere. Ma perché dobbiamo parlare di queste cose? Perché questi sono spaccati di vita sociale. Spaccati di vita sociale dell'amico. Educazione sentimentale. Sì. Nel momento in cui cos'è cambiato in questa evoluzione di rapporto dall'amicizia al fidanzamento? Non lo so, sinceramente non lo so spiegare neanche io. Prima era una cosa, poi è diventato, ho capito che non era più quello che era. I meccanismi sono cambiati, lui è geloso, possessivo rispetto a prima. Ma in un certo senso lo era anche prima, solo che non è... Non usciva allo scoperto. Ecco, sì. Sì. Tu sei gelosa e possessiva? Un pochino sì. Vabbè, ma come tutti ovviamente, cioè è una cosa normale, penso. Salutare il tuo fidanzato? Ciao, spero che non vedrai mai questa cosa. Un bacino, sì, un po' più tenero. Grazie. Prego. Bocca al lupo. Allora, queste due maturande, giusto? Partiranno per Ibiza. Sì, infatti, penso che dopo la maturità ci sia comunque un viaggio da fare con gli amici e quindi stiamo progettando questa vacanza. Come mai Ibiza? Non lo so, è una meta comunque ambita dai giovani e quindi vogliamo sperimentarla. Cosa mi dici? Mettiti qui insieme alla tua compagna, partirete insieme. Su una cosa, i genitori lo sanno? Sì, certo che lo sanno. L'ha chiarito? Certo, certo. I soldi ci sono? Sì, sì. La compagnia giusta c'è? Sì. Ovvio. Okay. Cosa hai progettato? Mi sa che sei tu quella che sta un pochettino organizzando il tutto? No, non sono io. Cioè, ancora dobbiamo progettare, dobbiamo organizzarci, perché ovviamente per partire bisogna avere un'organizzazione basilare. Ovviamente non si fanno le cose così senza avere un punto fisso su cui appoggiarsi. Chi è che vi sta dando qualche dritta? Ma magari dei nostri amici più grandi che hanno già diverse esperienze in questo ambito. Sarete solo voi due o ci sarà qualche infiltrato? No, altre amiche. Altre amiche, tutte ragazze? Sì, tutte ragazze. Quindi si prevedono disastri? No. Se siamo tutte ragazze, no. Ma dove alloggerete, già sapete? No, non sappiamo ancora niente. Quanto mancherete? Una settimana. Una settimana a Ibiza? Sì. Io vedo, sembra il titolo di un film. No, va bene, speriamo che questa sia un'esperienza comunque anche costruttiva e che ci faccia comunque allontanare dai pensieri che ci stanno coinvolgendo, specialmente in questo momento scolastico. Sarà un modo per rilassarvi, ma farete l'università insieme dopo? Allora, abbiamo in progetto anche di frequentare la stessa facoltà, quindi penso che saremo assieme se tutto andrà bene, se supereremo i test. Benissimo, grazie. Tu partirai? No, io no. Ma c'è qualche tua amica che si sta organizzando per qualche viaggio pazzesco? Lei? Oh, eccola qui, come ti chiami? Denise, allora dove si va come viaggio premio? Ma io, finita comunque la scuola, partirò insieme alla mia compagna Ornella e quindi speriamo di fare questo viaggio come ben si spera. Chi è Ornella? Ah, quindi partirete in tre? Ci saranno anche altre ragazze? Sì, assolutamente, perché abbiamo un gruppetto che non fa parte della scuola, però... Viaggio di maturità, Ok, allora raccontami le tue aspettative, cosa farete, cosa vuoi fare soprattutto? Penso che soprattutto pensiamo di divertirci, perché dopo comunque 9 mesi di scuola, pieni comunque di stress e quant'altro, pensiamo soprattutto di divertirci. Come appena detto, pensiamo anche se sarà costruttivo, ci lascerà delle esperienze positive, speriamo anche questo. In seguito, non so, spero anche di frequentare l'università. Cosa? Psicologia a Catania.
e spero di entrare soprattutto. E nulla, ancora siamo qua e speriamo bene per questi esami di Stato. Appunto, come siamo messe con gli esami? Siamo messi, dai. Interrogazioni finite? No. Ancora no? No, neanche tesine pronte. Nemmeno tesine pronte. Niente. Siamo a cavallo, insomma. Ce la possiamo fare? In alto mare? Sì, abbastanza. Vabbè ragazzi, in bocca al lupo, andrà tutto bene. Ma anche voi avete la penna della maturità? Vi siete attrezzate? No. No. Avete qualche amuleto, qualcosa che porterete agli esami? La cartolina che abbiamo ricevuto in gita da una guida che ci ha dato. Ah sì, cosa raccontate? Vai. Nulla, quest'anno comunque abbiamo affrontato la gita, siamo stati a Napoli, abbiamo visitato diverse cose e nulla, è stata una gita soprattutto per stare insieme, perché visto e considerato che comunque siamo all'ultimo anno, lo meritavamo. Allora, tu hai fatto anche lo scambio culturale? Sì, esattamente, ho fatto questo scambio culturale insieme al Liceo Classico di Paternò e l'IT di Biancavilla. È stato il primo, diciamo, progetto di scambio interculturale che il preside ha attuato quest'anno ed è andato anche abbastanza bene, perché oltre a partire un gruppo in Olanda è partito anche un altro gruppo in Belgio, ora in questo periodo, e un altro gruppo in Danimarca. E quindi diciamo che è andata abbastanza bene, è stata un'idea abbastanza innovativa e soprattutto costruttiva per tutti noi, perché comunque ci ha permesso di conoscere nuove culture, ci ha permesso di approfondire anche la nostra conoscenza in ambito linguistico, sociale, perché comunque ci ha fatto approcciare in modo diretto con persone di altre culture, e quindi è stato molto importante e soprattutto penso che ha favorito una enorme crescita interiore a tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto. Cosa ti rimarrà di questo scambio culturale, che non si chiama gita, attenzione, ma è scambio culturale? Assolutamente, scambio culturale, non gita, è importante fare questa differenza, perché questo scambio interculturale ci permette di ampliare le nostre conoscenze culturali, le nostre conoscenze sociali, perché comunque veniamo a contatto con ambienti nuovi che si trovano all'estero. E quindi diciamo che è un'esperienza importantissima, che secondo me e secondo tante altre persone che comunque, anche se non hanno partecipato direttamente allo scambio, però sono state coinvolte, è un'esperienza che tutti dovrebbero provare. Vuoi salutare qualcuno in lingua? Ma la mia corrispondente, però in inglese, perché ovviamente non abbiamo imparato, abbiamo imparato qualche termine. Tipo? Qualcosa che ti è rimasto? Dui, che è ciao. Come stai? Che uhatret? Hut, che è bene, sto bene. Hi Rose, I miss you very much and I hope that we can see very soon. Ha detto che le manca tanto e spera di vederla presto. Sì, esattamente. Ok, grazie. Prego. Professoressa. Allora, si parla di questa moda, di questa tendenza degli ultimi anni, il premio, la vacanza premio di maturità. Anche lei al tempo della maturità ha fatto il suo viaggio premio? No, diciamo che era un po' diverso. E la cosa soprattutto che invidio ai ragazzi di oggi sono questi scambi culturali, perché secondo me è un'esperienza bellissima che questi ragazzi fanno, allargano proprio i loro orizzonti, abituati a vivere magari in una realtà più piccola, queste città, quindi è una cosa molto bella, che ai miei tempi ancora non esistevo, comunque forse stava nascendo, quindi trovo un'esperienza motivante per loro, anche perché hanno una motivazione, perché ovviamente è un premio, nel senso che vanno coloro che hanno una buona media, ovviamente, una buona condotta a scuola, quindi la trovo un'esperienza davvero formativa. Quindi perché lo scambio culturale lo fa solo chi ha una certa media? Sì, lo scelgono gli insegnanti ovviamente di lingue, in questo caso per l'inglese ovviamente nel loro caso, e poi sì, anche ovviamente ci teniamo alla condotta, alla disciplina, quella è una cosa importante, perché poi i ragazzi devono sapersi rapportare con i loro compagni, con i loro ospiti, quindi gestire la situazione nel migliore dei modi. Le ha accompagnato qualcuno? No, purtroppo no, quest'anno. Le è mancata anche questa esperienza? So che i colleghi sono rimasti contenti comunque di questa esperienza, perché ripeto, anche per gli adulti ovviamente, anche per noi è un modo di confrontarci con la scuola, in questo caso olandese, con il loro modo di gestire le lezioni, i ragazzi, i compiti, quindi è sempre importante questo scambio. Grazie. Anche tu hai fatto uno scambio culturale?
Come ti chiami? Alessia. Alessia, allora ci vuoi raccontare? Siamo stati in Olanda con questa scuola appunto olandese, abbiamo fatto questo scambio culturale nel mese di febbraio e niente, comunque un'esperienza da fare perché è bello conoscere comunque abitudini di persone di una cultura differente. Cosa che ti ha colpito di più come usi, costumi di queste persone? Allora, innanzitutto mi ha colpito l'autonomia che hanno questi ragazzi perché a differenza nostra sono molto autonomi anche nei confronti della famiglia stessa, perché loro hanno già un'autonomia economica perché già la scuola li avvia al lavoro. E anche il fatto che comunque in Olanda non esistono, diciamo, le auto esistono però non vengono utilizzate come le utilizziamo noi e usavamo semplicemente bici in qualsiasi posto, anche 2 ore di strada con la bici facevamo, e quindi è una cosa particolare che nel nostro paese è proprio inusuale. E invece farai il viaggio di maturità una volta superati gli esami? Non credo, perché già ho viaggiato abbastanza quest'anno. Ah sì, hai fatto prima, tutto prima? Sì, sì, sì. Dove sei stata? In Olanda e poi la gita scolastica in Campania. Quindi vuoi raccontare qualcosa della gita? Cioè, è stata una bella gita, divertente, diversa, comunque simile alla Sicilia, la Campania è molto simile. Ovviamente le differenze si notano di più quando si viaggia all'estero. Avete combinato qualcosa? Sì, molte cose. Ad esempio? Non lo so, un gioco, diciamo, tipico di quei giorni è stato il freeze, cioè bloccarsi in qualsiasi posto, in qualsiasi luogo. E giocavamo, ci divertivamo in questa maniera. Cioè voi all'improvviso facevate le belle statuine? E la gente non vi guardava strana? Mi guardava molto stranita. Sì, è stato questo già. E dove è stato il momento clou, proprio quello più assurdo? Al centro di Napoli. E a un certo punto la Denise, che è la mia compagna di classe, dice freeze e ci siamo bloccati 50 persone in piazza. La gente è incantata. Sì. Ma vi lasciavano monetine poi? No. Ci scambiavano per il per gli artisti di strada. Punto. Avete fatto qualche video happy per caso? No. Sì. Possiamo vederlo? Sì, quello alla Galleria di Napoli, abbiamo ballato Shuri Shuri. Sì, ma c'è questo video? Sì, lo possiamo vedere? Andiamo a vedere. Questo praticamente dove eravate? Qui eravamo Piazza Plebiscito a Napoli e ad un certo punto nulla, volevamo riconoscerci, volevamo farci. Siete fatti riconoscere? Sì, decisamente. La gente poi ha applaudito? Sì. Sì. Quello che non sa mai niente prende il voto più alto. Quello che aspetta la ricreazione. Quella che studia 24 ore al giorno. Quello che, sì, è bravo, ma non si applica abbastanza. Sono i fuori classe di REI, tipi da scuola. Voce a studenti, professori e presidi degli istituti scolastici. Con Daniela Cantarella. Su REI, la tua scuola si fa guardare.